E se qualcuno fosse stufo dei soliti SUV? Lo so, la domanda può sembrare assurda, ma non per tutti. Proprio questo dubbio potrebbe essere stato il punto di partenza che ha portato poi alla nascita della nuova Proceed, un nome forse non nuovo per qualcuno, ma che prima si riferiva alla variante coupé della Seed, adesso invece ha questa versione allungata e affusolata, insomma una sorta di station wagon sportiva, anche se in Kia ci tengono assolutamente a dire che non si tratta di una station wagon. Beh, ma allora di cosa si tratta? Scopriamolo in questo Perché comprarla. Fuori com'è? Come tutte le cose, può piacere o meno. Di sicuro non lascia indifferenti. La Proceed è bassa e schiacciata, 1,42 m di altezza contro 1,47 m della Seed Station, ma soprattutto ha il lunotto quasi orizzontale e la linea di cintura alta, che la rendono molto sportiva. È meno inclinato di quanto sembri, invece, il tetto. La linea superiore dei finestrini, infatti, si abbassa molto presto, ma il tetto, appunto, scende davvero solo dal montante posteriore in poi, il che, lo vedremo dopo, è fondamentale per la vivibilità della macchina. È spaziosa? Vi ho appena detto del lunotto quasi orizzontale che di solito non va molto d'accordo con grandi bagagliai, eppure la Proceed stupisce. Sì, perché non solo la capacità del bagagliaio è di ben 594.545 litri, cioè solo 30 e 150 in meno rispetto alla Seed Station, ma sotto al piano di carico ci sono non uno, non due, ma ben sei vani portaoggetti, di cui uno sempre molto utile per riporre la cappelliera. Ancora più sotto a tutto ciò il ruotino, quindi davvero bravi gli ingegneri Kia che sono riusciti a impacchettare tutto ciò in una carrozzeria così bassa, senza dimenticarsi peraltro di mettere diversi ganci per fissare borse ed elastici. Non è invece possibile avere, ma era abbastanza scontato, il divano scorrevole. A proposito, quando lo si abbatte, il piano diventa completamente piatto. Peccato solo a questo punto per lo scalino fra soglia e piano di carico stesso. Tornando al tetto, che non scende come farebbero pensare le cornici superiori dei finestrini, dietro fino al 1,80 m abbondante di altezza si sta molto comodi. Ecco, magari evitate di viaggiare in 5 adulti, come del resto su praticamente tutte le macchine di queste dimensioni. Portaoggetti? Di sicuro non mancano, sotto al bracciolo, davanti alla leva del cambio, oltre ai portalatine centrali e anche nelle tasche delle portiere. Se ho dei bambini? Ecco, qui sì che qualche compromesso è richiesto, perché tra la seduta bassa e la cornice dei finestrini posteriori bisogna chinarsi parecchio. Una volta dentro, invece, c'è tutto lo spazio che serve, oltre ovviamente agli attacchi Isofix. Peccato solo non ci siano sul sedile anteriore. Il passeggino ci sta alla grande. E la qualità? Più che buona, come è lecito aspettarsi da una macchina che costa intorno ai 30.000 euro. Assemblaggio e finiture sono sui livelli di eccellenza, mentre i materiali sono un filo sotto, ma solo perché nelle zone inferiori della plancia qualche rivestimento è un po' più rigido. Nulla, sia chiaro, di diverso rispetto a quanto succede sulle macchine di questo livello, anche di marchi premium e più costose della Proceed. A voler essere pignolo, ecco, la grafica e la forma dei pulsanti sono fin troppo giocattolose. È ben accessoriata. Decisamente sì. In pratica, dall'allestimento GT Line restano fuori l'Advanced Driving Assistant Pack Plus, 2.000 euro, comprensivo, tra le altre cose, di frenata di emergenza con riconoscimento pedone e ciclista, monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia, cruise control adattivo con stop and go, riconoscimento dei limiti di velocità e telecamere per l'angolo cieco. Si pagano a parte anche il ruotino di scorta al posto del kit di riparazione, 200 euro, e il tetto panoramico, 2.000 euro, comprensivi anche dell'illuminazione interna a LED. Il resto, dal clima bizona al Kia Connected Services, con aggiornamento mappe gratuito per 7 anni, passando per la ricarica wireless dello smartphone, i cerchi in lega da 18, i fari anteriori full LED e il sedile guida regolabile elettricamente in 8 direzioni, è tutto di serie. Come funziona il navigatore? Il mix fra touch e tasti fisici è il giusto compromesso. Volume, selezione delle funzioni principali, radio, media, telefono e climatizzatore si regolano tramite tasti o manopole. Il resto invece a sfioramento. Quanto alla grafica e alle indicazioni del navigatore, ma anche alla logica di funzionamento dei menu, tutto è intuitivo e chiaro. Immancabili, Android Auto e Apple CarPlay facilitano la fruizione del proprio smartphone. In città come va? We'll be right back.
Con motore 1.6 turbo diesel da 136 cavalli e 280 Nm di coppia da 1.500 giri, la ProSeed non è e non vuole essere una sportiva. Detto questo, la spinta non manca mai, anche se il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti è sì rapido nei passaggi da una marcia all'altra, ma non è sveltissimo quando si vuole cambiare passo, per esempio in caso di un sorpasso. Si affonda il gas e c'è sempre un po' troppo tempo prima che il cambio trovi il rapporto giusto. Quanto al comfort, è chiaro che se ti compri una macchina con queste forme non ti aspetti di essere su una barca. In ogni caso la ProSeed non è mai troppo rigida ed ecco l'unico piccolo limite, chiamiamolo così, lo si trova soltanto nei cambi di corsia o nelle emissioni, perché con forme del posteriore così tanto estreme, diciamo dal punto di vista sportivo, la visibilità non è il massimo. Non ci sono problemi invece per quello che riguarda i parcheggi, grazie ovviamente alla telecamera e ai sensori. È bella da guidare? Decisamente sì, e se Kia non sorprende più da questo punto di vista se si parla di qualità, il discorso cambia leggermente in tema di dinamica di guida. Ebbene, la ProSeed è decisamente divertente, grazie prima di tutto a un assetto rigido al punto giusto, accompagnato da uno sterzo svelto e anche comunicativo, e ciliegina sulla torta da un retrotreno a cui piace allargare leggermente la traiettoria mantenendosi sempre molto sicuro. Quanto a motore e cambio, come già detto per quello che riguarda la città, le risposte sono buone ma non entusiasmanti. Quanto consuma? La risposta è poco, precisamente fra 17,5 e 18 km con un litro di gasolio in autostrada, 20 in extraurbano e 17 in città, per una media totale che supera, anche se di poco, i 18 con un litro. Quanto costa? Il listino parte dai 29.000 euro della 1.4 turbo benzina da 140 cavalli e sale a 31.250 per la turbo diesel, 1.500 euro in più, che mi sento di consigliarvi, per il cambio automatico. Si tratta di cifre non bassissime, è vero, ma la ProSeed è proposta solo in allestimento GT Line, molto ricco, e GT, ancora più completo, è proposto solo con il motore 1.6 turbo benzina da 204 cavalli. Per curiosità, l'esemplare della prova, con gli optional montati, costa 36.300 euro. Difetti? Non si tratta di un vero e proprio difetto, ma di un aspetto non all'altezza della media di tutto il resto. Sto parlando della relativa lentezza del cambio automatico. Qual è la versione migliore? Se vivete in città e se non fate tanti chilometri e avete intenzione di tenervi la macchina per qualche anno, il consiglio è di scegliere la 1.4 da 140 cavalli. Diesel se invece fate tanta strada e volete risparmiare sui costi di gestione. Ah, e anche se ve l'ho già detto, non dimenticate il cambio automatico. Non esemplare per rapidità, ma di sicuro di una comodità impagabile. La consiglieresti? Se siete fra quelli che non amano i SUV, assolutamente sì. Prima di tutto perché è molto più spaziosa di quello che le sue forme farebbero pensare. Consuma pochissimo, il comfort non è male e poi è davvero un piacere guidarla. L'unica rivale per dimensioni e prezzo si chiama Mercedes CLA Shooting Brake, una macchina che sta per essere completamente rinnovata e che soprattutto in virtù del marchio premium ha un prezzo di partenza decisamente più elevato. In ogni caso, per tutti i confronti potete andare sul nostro listino su motorone.com e non dimenticatevi ovviamente di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci sui social.